Finta. Perché ho fatto una finta, ho fatto tipo la intro e poi non ho finito la intro. Allora, L'ho proiettata, no? mi sa Però, di sì. quasi. Allora, Lo provaci. vedi? Ma boia, regà! Benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce ed oggi sono tornato qua con Davide Rune perché per l'occasione, come avrete già Anzi. capito, andremo a provare il mago evoluto. Ti casa l'idea? Tantissimo, Si tantissimo, vede, si perché vede, si vede. comunque è bello, bello lo stagone, sicuramente è bello Bel da design, vedere. E ma poi sulle evoluzioni devo dire che fanno sempre comunque un bel design attorno, quello sicuro. magari torna un po' in meta lo stagone, che non è mai stato meta nella storia di Madonna, Clash, quindi incredibile, raga. Il primo anno in realtà forse erano delle carte più odiate, ma secondo me i player random, i mid ladder lo odiano ancora, eh. Però quello sì, chiaramente quello noi sì. quell'aspetto lo guardiamo poco. Ma il mago in sé per sé non è neanche una carta scarsa, secondo me. Cioè, come abbiamo sempre detto, se il mago costasse 4 elisir sarebbe la carta più forte del gioco. O almeno io ho sempre detto così, non so No, se. no, no. Ci sta effettivamente, però uno di Elisir fa tanto nella partita. L'abbiamo visto Ahoia. con molte carte, tipo il Monaco prima costava 4, è passato a 5, non dico che Certo. è morto, ma quasi. E infatti è Ecco, questo uno il è proprio il cycle. Esatto. Esatto, mi hai fatto Hai fatto un l'assist. Uno è assist. proprio il cycle, come è normale che sia, perché tutte le carte che hanno 5 o più di elisir hanno uno di cycle, non possono avere più di uno di cycle. Invece vediamo le stazze, raga. Le stazze, andiamo a confrontarle chiaramente dalla carta base alla carta evoluta. In realtà il danno e i punti ferita, come vedete, 410, 1050, rimangono gli stessi. Perché il mago evoluto non ha altro che una nuova meccanica di gioco, o meglio, due nuove meccaniche di gioco che però sono collegate perché è lo scudo con i punti ferita. Dello scudo che sono di 371 a livello 11, quindi guardiamo il livello da torneo. E invece quello accanto, ragazzi, è il pushback di 231. Fa 231 di danno il pushback. Non è molto, però chiaramente è proprio il fatto che respinga le truppe che può far assumere una bella value interessante in partita, come l'ariete evoluta per intenderci. E infatti a me e a Rune ci avevate già visto assieme per il video dell'ariete evoluta lo scorso mese. Chiaramente questa è l'evoluzione in arrivo nella stagione di maggio, assieme anche a una nuovissima spell, ragazzi. Quindi rimanete sintonizzati sia sul canale mio che sul canale di Runei in descrizione, anche perché è già uscito il video sul canale di Runei delle interazioni del mago, perché in questo video mio invece andremo a giocare delle partite seriamente con dei possibili mazzi che potrebbero essere meta con il mago. Quindi ci sarà anche la parte creativa di provare a inserire il mago in deck già Esatto. esistenti, ma comunque che magari potrebbero entrare in meta col mago sostituendo altre carte. Esatto. Mi raccomando, lasciate like però, eh? Lasciate like così portiamo nuovi contenuti, giusto? Più like Giustissimo. vediamo, più contenuti nuovi vediamo. Quindi mi Esatto. raccomando, E a lasciate like breve, questo come abbiamo detto, video. ci sarà quello sulla nuova spell. Ragazzi, ma quanto tempo era che non usciva la nuova spell su Clash Royale? Cioè, non. Mi ero anche dimenticato dell'idea che potessero aggiungere la nuova spell. Pensavo che fosse una cosa che non avremmo più visto. Vero, vero, vero. Va bene, ragazzi, dai, ci vediamo direttamente con la partita. Assieme al mago evoluto. Mi faccio un log bait. Se non ti dispiace. Prego. Ok. Come vuoi. Va bene, va bene. Ragazzi, ci siamo con la prima partita. Ok, vediamo che cosa ci aspetta, eh. Io mi sono fatto una specie di logbait col mago, non lo so, ho dato spazio all'immaginazione. Fatemi sapere se qualcuno di voi nei commenti già utilizzava il mago nel deck e eventualmente in quale mazzo. Certo che però per sbloccare l'evoluzione, chiaramente, quantomeno all'inizio ci vorrà shoppare il pass diamante, che capisco non tutti andranno a fare. Se lo andrete a fare, ragazzi, abbiamo il codice sia io che Rune, quindi se lo dovete fare, supportateci. Facce, Davide Rune, come sempre. Allora, quel mago prende torre se lui non fa qualcosa per distrarlo, io penso, eh. Ok, però lo accetta perché è una sola hit, ci sta, ha fatto bene. Perché Anche lui ha perché esattamente io ho un mazzo Golem. Golem, quindi non poteva sprecare altro per evitare che quel mago hittasse. Quindi sia io che lui adesso abbiamo ciclato l'evoluzione del mago, raga. Fateci sapere, in generale, se preferite vedere più partite così, quindi partite con l'evoluzione nuova, oppure interazioni ricercate appositamente. Non so se mi sono spiegato. Come abbiamo fatto nell'ultimo video dell'Ariete, dove abbiamo fatto solo una partita giocata, e per il resto abbiamo mostrato interazioni. Ok. Qua, bello, raga, questo mago era evoluto, raga, è ancora full vita. E Sì. onestamente, bro, sei andato molto pesante.
Quindi io questa cosa l'andrei a fare. Mago è voluto anche da parte sua. Arrivano un bel po' di danni da parte nostra, perché la duchessa si è scaricata grazie a quelle guardie. Raga, il suo mago è ancora full vita, però a differenza di come ho fatto io, non potrà sfruttarlo, perché ha un deck pesante, chiaramente. Comunque è più lento. Ma è più lento del mago normale. No, è un'impressione. Ma ce l'hai anche te? Dimmi che ce l'hai anche te. No, è un'impressione tua, ma non per me non è più. Ah, non ce l'hai questa impressione te? No. Io ce l'ho parecchio. Boh, non lo so, è un'impressione, ok. Buon predict qua, raga. Anche perché lui non mi sembra abbia parere barbarico, che alle volte si utilizza col golem. Buona tornata da parte sua. Buonissima tornata da parte sua, perché purtroppo non è rimasto neanche una guardia a dittare. Ok, ragazzi, direi che qua possiamo. Lui prepara già quello. Io vado a fare una poison difensiva. Occhio che quello me l'avvicina per il momento. Faccio un cannone alto. Vabbè, la Valchiria mi sposta il in maniera impressionante. Però sì, raga, qua non penso che lui possa fare molto. Qua non penso che lui possa fare molto, perché abbiamo assolutamente un buon matchup. Ok, questo estrattore è ottimo, perché non ho ancora ciclato poison. E non penso che l'andrò a fare comunque questa poison, Più una tronco per resettare il principino prima che prenda troppa value. Direi che qua possiamo spammare con tutto. Oddio, ragazzi, bel mago da parte sua, Bel mago da parte sua qua, Veramente un bel mago da parte sua. Occhio però, quel mago deve difenderlo, La duchessa scarica, non se n'era accorto, raga. Qua chiudiamo la partita così. Ragazzi, ovviamente qua avevo una partita decisamente a favore. Ha fatto un bel mago lui sul finale, ragazzi, che ha difeso una Valchiria, il mio mago, che era anche voluto, vero? Pure il mio era voluto. E le guardie. Grazie al pushback. Sì. Ok. Sì, sì. Comunque abbiamo notato che in questi mazzi pesanti costa 5. Sì, è bravo. Cioè, vabbè, chiaro counter, quindi comunque di value. Sì, lascia stare quella. Sì. Ma a prescindere, per ciclare l'evoluzione ce l'ho ciclata una volta. Cioè, la prima volta che l'ho ciclata è per difenderti un barile che mi ha fatto danni. Sì, e poi perché hai fatto il mago first play praticamente. Quindi l'ha ciclata due volte giusto perché ha fatto il mago subito. Esattamente. Quindi, sì, nei mazzi pesanti. Cioè, penso, infatti probabilmente sarà uno dei mazzi che andremo a mettere adesso. Il massimo del costo di Elisir in cui ci possiamo spingere per mettere il mago evoluto, dovesse entrare in meta, sarà tipo un deck gigante. Vero, sì. Non gigante golem, magari non... anche cycle tipo gigante miner, secondo me. Gigante miner, questa. Che tra l'altro adesso è strameta il gigante, ragazzi. Non vi ho fatto molti video, ve ne ha fatti anche runi di video col gigante. Anch'io qualcuno ve l'ho caricato. Lo sto giocando in ladder, ragazzi, vi faccio vedere. No, non posso far vedere la top italiana, fail. Siamo dalla dev build, ragazzi, non c'è la top italiana. Comunque sì, siamo sopra le 3000 medaglie entrambi. Breve, torneranno i video in ladder per l'ultima stagione di... Per l'ultima stagione? Per l'ultima settimana di stagione. Per l'ultima stagione di Clash Royale, raga. Clash Royale morto, ultima stagione della storia. Ragazzi, stavolta non ci siamo detti il mazzo, però voi zitti state vedendo che cosa mi sono messo. E forse qualcuno di voi se lo stava chiedendo e stava sperando che lo utilizzassi. Mi sa che Rune però così ha capito tutto, ma vabbè. Vabbè, ok, sì, forse sono entrato un po' troppo nei dettagli. No, no. Ok, siamo in partita, ragazzi. Rune mi sa che ha capito il mazzo. Una cosa che volevo dirvi è che, come avete visto magari anche dalla partita di prima, la duchessa non ha gli HP soliti. Non ha gli HP soliti per dei 3200 che sono. Perché non ha gli HP soliti? Intanto, ragazzi... No! Ah, quello era un cavaliere. Pensavo fosse un mago. Ok, forse avrei giocato il mio mago anziché fare l'MK subito così. Ma va bene, in realtà. Va bene. Perché lui penso che abbia un deck gigante. Prima parlavamo del fatto che... Secondo me il massimo di deck beatdown a cui ci si può spingere come costo per fare un deck col mago è un gigante, e quindi secondo me lui si è messo un gigante alla grande. Comunque si stavo dicendo che la duchessa vede che ha meno HP del solito, perché questi in teoria sono gli HP che avrà dopo il bilanciamento che ci sarà a maggio. Quindi chiaramente essendo dall'app sviluppatore ci sono già queste nuove feature, queste nuove aggiunte del bilanciamento, e in teoria anche la mia seconda evoluzione che voi state vedendo adesso dovrebbe essere stata nerfata. Tornado ci ha provato, ti dico, se qua avessi ignorato, fossi ripartito di gigante dal fondo,
Mi avresti devastato. Sì, potevo effettivamente Sì, tornare in eri Winnipeg, perché molto sì. sopra dell'Elisir, quindi meglio così per noi. Non una buona giocata però da parte mia, anche perché non avevo tankato uno spaccamuro. Quindi li avessi tankati entrambi, allora lui diciamo che avrebbe dovuto difendere per forza di cose. Io questo mago me lo devo proteggere per forza, anche perché lui va a fare il suo. Bariglia barbarico molto interessante. Ok, è scomparso. Quel bariglia barbarico è scomparso dal nulla. Però ha tolto lo scudo del mago, quindi in realtà è stato forse intelligente il suo barile barbarico, Sicuramente perché è stato a togliere lo scudo importante. ce l'ha fatta. Vediamo se, vabbè, ovviamente anche il mio riuscirà a togliere il suo. Sì. Me l'ha tankato col miner, quindi arriva la hit, anche perché con il mago si è preso tutti i pugnali, quindi il suo miner è stato buono, mi ha costretto a fare il mini pekka, che è sicuramente la mia miglior difesa per il gigante, e io non so che spell abbia lui. Ok, stavolta ragazzi me lo ignora, eh? Mi ha ascoltato dalla volta di prima e io non so che spell abbia. Ah, poison, ok, perché avessi avuto una fulmine, qui saremmo stati in grossissimi problemi. Zap, che non so se mi permette di evitare una hit del gigante, non lo so, però va bene. Ok, lui se la sta giocando molto bene con questi miner, anche perché qua mi costringe a fare un mini pekka. Qui sgherri, perché la sua idea era di far esplodere gli sgherri sulla fenice e di conseguenza shottarli, no? Sì, solo uno è esploso. Ah, vabbè, spiego. Sì, Raga, qua no. lui comunque non ha niente per gli spaccamuri evoluti, eh. Cioè, non ha niente per gli spaccamuro. Ho appena realizzato, infatti deve obbligatoriamente pushare, andrà anche con un mago. Ragazzi, io faccio lo stregone qua, per vedere se col push... No, lui il Maia non l'ha fatto. Il Maia non l'ha fatto. Visto che lui non ha spell per gli spaccamuro, possiamo fare questa giocata qua, con gli spaccamuro davanti. E ha dovuto difendere in questa maniera. Difesa Performance, perfetta da sì. parte sua. Zap sprecato da parte mia, però quantomeno ciclo la Evo. Ovviamente non posso andare a fare il mini pekka su quel cavaliere. Quindi ci prepariamo gli sgherri. Bene, il mago lo facciamo a sinistra perché sennò rischiamo di dare ogni volta una value di poison importante. Mago dal fondo, attenzione qua che non ha ancora ciclato la tornado, ma non riusciamo a far connettere lo spaccamuro. Interessante, molto interessante come si sta sviluppando questa partita. Secondo me qua possiamo fare delle frecce. Frecce che non tolgono lo scudo, ragazzi. Ahimè. Frecce che non vanno a togliere lo scudo. Vediamo, raga, qua. Che lui mi fa il miner sul... No, non me lo fa sul... No, Madonna! raga, non ci credo cosa è successo. Il mini Come? pack che è stato sbalzato, Madonna E non ci ho mia! fatto caso. Però Mamma qualcosa mia, di dai! brutto è successo perché avevo la torre full e Sì. adesso ce l'ho a... Non ce l'ho. Mi sa che non ce l'ho più. Mamma mia, Madonna, raga, qua l'avrei Lucco! vinta. Raga, va! Oh. 48 Lo HP. stregone ha carriato! Ha Ma sì, carriato, io non ci ho eh! fatto caso. Però mi sono. Cioè, il mio mini pack è scomparso, beh. È scomparso perché lo stregone ha fatto il pushback, poi fenice ed è morto subito. Ah, ok. È lì che è forte. In questi push così, metti il mini pack Comunque lì, nei la costi tornado fa abbiamo. esattamente 48 HP a livello 11. E la mia torre era 48 HP. Alla fine era 48. No, 58 fa la Ah, fa tornado. 58. Come tutte le. Ah, però anche la zap, tutte le spell Anche fanno la zappa, 58. sì. Da quell'aggiornamento che fece, vero, vero. Bene, facciamo un'altra partita, Bello. ragazzi. Facciamo un'altra Mazzo partita. particolare il mio. Sì, vabbè. Ci Ci sta. sta per bene, Sì, bene. sì, sì. Vediamo che cosa ci viene in mente per testare quest'ultimo. Non ha girato benissimo il mio MK, eh. Non ha proprio girato benissimo questo MK, devo dire la verità. Però il suo mago era Ma molto forte contro il mio deck, eh. Il suo mago era molto forte contro il mio deck. A differenza di prima, invece, che il suo mago era inutile. Io cucino, potremmo avere. Se tiriamo fuori la stessa idea. Se tiriamo fuori la stessa idea. Ragazzi, questo è il deck che mi sono preparato. Chiaramente non so se abbia senso. Le prime idee che mi vengono le butto nel deck. E andiamo a vedere invece che cosa si è fatto Rooney per quest'ultima partita di questo video. Andiamo a vedere. Vi ricordo che altre interazioni le trovate sul canale di Rooney. Invece sul mio ho preferito fare partite e vi rinnovo per favore di farci sapere che tipo di video preferite. In ogni caso, avere due opzioni non credo sia male. Allora, Esatto. vediamo. Lui parte con un mago dal fondo. Io ho un cycle veramente terribile. Diciamo che non potevo fare questo dal fondo, Sparky. decisamente no. Sparky. Spark, perché pensi che io abbia Spark per la furia? E Con la furia, vabbè, sì. magari anche perché ho detto che un cycle terribile con un cycle di solito. Il cycle Esatto, terribile non ce l'hai. Con vai, le esatto. guardie e mega Guardie. sgherro? Che pensi che possa essere?
Un lava? Un lava col mago, dici? Col Oppure monaco un direi gigante che... royale. Un Gigante Royale, dici? Non mi viene in mente qualcosa ora. Col monaco che... Ragazzi, Cosa... riflettiamo... Ho un cimitero. Penso di aver preso un timing clamoroso, eh. 300 di danno gli ho fatto, che penso sia tipo il massimo. Se non ho respinto tutti i pugni... Bro, ma io lo sapevo che avresti messo questo. Sbaglio, ho detto penso che abbiamo avuto la stessa idea. Lo Sì, ha detto la sapevo che stessa avresti messo cosa. Gigante Royale. Allora, non mi aspettavo il Gigante Royale perché comunque guardie mega sgherre di solito si mette la fenice per questo. Sì, Solo però col per questo. mago ho detto alleggeriamo mettendo il mega sgherro che è un'alternativa della fenice. Ma la cosa è, quanti danni mi ha fatto il tuo Gigante Royale? Difeso da un mago e da un pescatore. Perché ti ho E fatto il la pescatore non crociata l'ho mega messo in sta. maniera tale che portasse il gere dall'altra lane e l'altra lane non mi ha aiutato. Questa è stata la... Vabbè, comunque avrei fatto tornado a prescindere come l'ho fatta. Allora. Sì, diciamo che Tornado non ce la si aspetta in un mazzo Gigante Royale. O Sì, sbaglio. quello è vero, quello è vero, però quello è vero, quello è vero. Raga, qua onestamente... Eh no, un pescatore lo devo fare. Anche se... Perché il monaco non respinge. C'è il gigante royale che mi push back al... Oh, buono che non sia arrivato con l'ultima hit, eh. Vediamo che cosa si inventa Mister Davide No, però lì il monaco Rooney. fa Bella, raga. Bella confusione. furia, eh. Sapevo che qua, col contro push, counter push, non mi veniva... Avremmo potuto comunque, se non far torre, comunque rendere dei buoni danni. Invece abbiamo fatto proprio torre, che comunque non dispiace. Siccome lui pusherà esattamente, possiamo predictare e andare con il nostro GR. Tanto non avremmo potuto difendere. Non so se abbia senso infuriare. Comunque il mago là dietro va bene. Ok. Buono. La torre scarica. La torre scarica, ma no, questo monaco non è stato dei migliori. Lui farà un pescatore, sì. Neanche l'abilità è delle migliori. Diciamo che non ho sfruttato bene. Il predict comunque che avevo fatto del suo push, che sapevamo che avrebbe pushato, lo devo sfruttare meglio. Ok, qua possiamo fare delle frecce di cycle ottime, anche se non apprendiamo il mago, però va bene. Mago che raga, ovviamente adesso abbiamo evoluto. Lui proverà una tornado, penso. È buon pescatore da parte nostra. Vediamo il push back, no, il push back sul GR evoluto è inesistente, praticamente. Non c'è perché appunto ha più Non, massa in le questo non lo caso. respinge, sì, non lo respinge. Qua possiamo fare le guardie in predict per il pescatore. Ok. Averlo fatto giusto. Ah no, pensavo di averlo tirato lo Buone stesso perché ha guardie. più massa. Penso che quello farà... Bella partita, raga. Anche se lui adesso ha un bel counter push. Non penso lo farà dal corner, perché sarebbe prevedibile, esattamente. Quindi noi non possiamo fare altro che provare ad infuriare un po' il tutto e sperare che ci permetta questa furia di difendere. Bella tornado. Lui, raga, la tornado l'ha sfruttata veramente, veramente molto bene, eh. Bene. Particolare la tornado col gigante royale. Chiaramente, raga, non prendete questi mazzi come per Esatto. buoni. Non sappiamo se il mago sarà forte. E in questa partita abbiamo Vabbè, visto sia pure poco vero. del mago Sì. evoluto. Cioè, raga, il mago evoluto contro il GR forse è la partita più inutile in cui provarlo, eh. Ci siamo messi entrambi gigante royale perché non fa niente il pushback. Ma alla fine anche per ora i cycle sono sempre tanto meta. Immagini in un cycle vedere contro lo stregone, non ha senso neanche lì. Cioè, cosa dovrebbe Certo. aver senso? Ovviamente lo stregone è forte contro i mazzi pesanti. Lì va a essere Sì, forte. ho l'impressione che faremo un po' fatica a trovare delle partite in cui avrò veramente una buona value. Però vediamo, raga, fateci sapere che cosa ne pensate. Rispetto allo stregone normale, perché comunque appunto cioè, la peculiarità dello stregone è sempre la stessa, quella del danno e della vita, come hai detto già. Lo vediamo solo quando lo scudo ha senso, ovvero ovviamente resistente alle spell, quella è la cosa importante, con lo scudo, come una guardia, ovviamente. Sì, E abbiamo visto con poi le frecce, no? d'attacco. Prima ho tirato le Sì, frecce sul esatto. mago e non è morto lo scudo. Questo però chiaramente è valevo. Anche fosse morto lo scudo, comunque sempre lo scudo è da togliere. E quindi tu non puoi fare oltre quel danno, ragazzi. Nel senso che pure se ci tiri una fulmine, non lo sciotta, togli solo lo scudo. Questo è il concetto. Questa è la cosa per cui è buono contro certi push, però contro i cycle magari, però anche col fatto che c'è il bilanciamento di mezzo che cambia tantissime evoluzioni, c'è da capire se magari può Sì, entrare sì, lo sì, sì. stesso in meta. Magari contro i cycle non sarà forte, ma magari nei cycle sarà forte. Non lo so, Vero, al sì. posto di un principino. Infatti, raga, quello che abbiamo fatto noi non è stato altro che fare mazzi e sostituire il Esatto. mago, nel mio caso col principino,
Nel primo deck dove avevo Logbait l'ho messo al posto della principessa, lì veramente azzardato, ma ci sta. E nel secondo invece dove ho usato il Mega Power Breaker, ecco, il Mega Power Breaker in realtà, il mago in Mega Power Breaker potrebbe entrare se dovesse essere Potrebbe forte, entrare. eh? Sì, Anzi, sì, sì. forse uno dei deck più papabili per inserire il Mega Power Breaker, perché aveva nella storia, ragazzi, Mega Power Breaker ha avuto il moschettiere, la regina, il cacciatore, il principino, ci manca solo il mago. Alla fine, per completare il quadro di questi mazzi, come di queste carte? La strega normale pure, Da dico, strega, anche è pure con la necessaria. strega in alcuni casi, quindi ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video. Presto arriveranno altri contenuti anche sulla nuova stagione e sulla stagione corrente, ovviamente, perché siamo all'ultima settimana. Quindi grazie ancora per aver seguito il video, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, ciao ciao.